dal Museo dei Balzi Rossi, vorrei parlarvi della tecnologia dell'uomo della preistoria. Infatti, i cacciatori paleolitici con abilità lavoravano le pietre, le ossa degli animali e le conchiglie, forandole. Sì, ma come portare tutti questi oggetti lungo il loro cammino? Certamente con dei contenitori, la borsetta paleolitica. Oggi possiamo provare a divertirci e a prepararle anche noi, con ritagli di pelle o panno, con una forma rotonda, io ho usato un piatto di carta, una forbice, una penna e due spiedini in legno. La prima cosa da fare è prendere la mia forma rotonda e con la penna fare un bel cerchio. Fatto! Ora con la forbice facciamoci aiutare da un adulto. Occorre tagliare il rotondino. Io ne ho già uno pronto! Ricordiamoci però di tagliare anche delle striscioline con la stessa pelle usata per il rotondino. Mi servirà per fare la mia borsetta preistorica. Ora con lo spiedino devo fare dei buchi. Io ne ho fatti 8, ma voi potete farne quante ne volete. Visto? Ecco, ora prendo la mia strisciolina e la inserisco dentro a quei buchetti. Aiutatevi con lo spiedino, è più semplice. Vedete? Basta fare inserire da una parte e poi dall'altra. Inserire da una parte e poi dall'altra. Semplicissimo. Ecco di nuovo, inserisco da una parte e poi dall'altra. Vedete? Oh, ecco fatto il mio contenitore, la mia borsetta. Ora l'uomo preistorico ci poteva mettere dentro le conchiglie, le ossa o queste pietre che erano molto utili per la caccia. E stringere. Ecco la borsetta preistorica. Oggi voi potete usarla mettendo all'interno altre cose. Una gomma, un temperino, una piccola matita e poter dire di essere tecnologici come l'uomo della preistoria. Ciao ragazzi!